Quanto conta il packaging personalizzato, un packaging curato, ai fini della vendita? Zero. Perché in realtà se compri online conta zero, non la vedi la scatola, ok? Come l'esempio vi faccio oggi. Ma perché impegnarsi a fare una scatola così bella? Guardate che roba. Lucido qui. Come si chiama? Il sesto passaggio? Lucidatura? La verniciatura selettiva, sesto Verniciatura selettiva, mi passaggio. dicono. Ok, sesto passaggio, verniciatura selettiva. Comunque questa cosa bellissima, vedete che è lucido. Ok, poi guardate il lato col colore così. Guardate quanto è curata. La fibbiettina per poi estrarre. Cioè, questa mi è arrivata stamattina. Questo è il microfono per fare podcast. Cioè, vediamo come va. Comunque mi è arrivato e secondo me è fantastico. Cioè, la scatola almeno non ho ancora aperto. Ve ne volevo parlare perché ho già fatto un altro video sull'importanza del packaging, poi se riesco a ricordarmi come si chiama ve lo linko qua in descrizione. Comunque, perché è importante? Veniamo a noi, poi faccio l'unboxing, quindi lo apro e ci divertiamo, almeno io mi diverto. Ma veniamo a noi, il packaging è importante in questo caso perché se io non vedo il prodotto, la scatola del prodotto quando sto acquistando, uno potrebbe pensare perché sprecare tutti questi soldi, tutto il tempo, eccetera, la progettazione, eccetera, per fare una scatola così, se non la vedi quando acquisti, perché c'è un ritorno di immagine in questo caso. Pensate al fatto che non sempre le aziende spendono in qualcosa per avere un ritorno diretto, cioè subito, nell'immediato. A volte il ritorno è un ritorno a lungo termine, quindi è un ritorno, per esempio, di immagine, come in questo caso. Vi faccio un esempio, io adesso che ho visto questa scatola mi sentirò, e non ho ancora provato il prodotto, ma mi sentirò sicuramente in dovere quasi nei confronti dell'azienda di parlarne a più gente possibile. E questo è il meccanismo del passaparola. È uno dei modi in cui qualsiasi attività, qualsiasi azienda crea nuovi contatti, crea lead, quindi contatti che possono essere potenziali clienti. Uno dei metodi antico quanto la terra su cui siamo è il passaparola. E come avviene il passaparola? Se tu sei soddisfatto di un prodotto, di un servizio, di qualsiasi cosa. In questo caso io non ho ancora aperto il prodotto, quindi non so se mi piacerà, funzionerà bene, ma già dalla cura che hanno messo nella scatola, è già se incontro un amico adesso quando vado a prendere il caffè e sappiamo di chi parlo, vero Alessia? Già gli dirò, guarda che mi è arrivato questo microfono, deve essere fantastico perché la scatola è fighissima. Già gli dirò questo e non l'ho ancora provato, capite? Quindi hanno speso tanti soldi? Sì, ve lo posso dire perché noi facciamo packaging personalizzato. Parentesi, momento marchette. Comunque, noi facciamo scatole di qualsiasi dimensione, quindi so cosa significa, quanto costa una scatola del genere. Tra l'altro, altro dettaglio, la scrittina qui è argentata. Cioè, proprio lusso, no? Ed è un microfono che di base, non scontato, costa intorno ai 100 euro. Qua è costata un altro po' più la scatola del microfono. Questo ve lo dico. Costa tanto una scatola così. Però io sto facendo questo video. Già questo è un ritorno d'immagine. Lo vedranno quattro gatti. Però quattro persone che vedranno parlare di questo microfono a costo zero. Lo vedranno centinaia di migliaia di persone? Sempre a costo zero. Come io ho fatto questo video, altre persone ne avranno parlato anche solo per la scatola. Questo è il punto. Adesso arriviamo a noi, che siamo già a 4 minuti circa. Apriamo questa scatola fantastica, così dopo provo anche il microfono e poi magari in un altro video ne parlo. Allora, mettiamolo vicino qua al microfono che ho. Allora, dobbiamo tagliare. Ok, adesso devi aprirti però. Packaging bellissimo ma impenetrabile, fatto dal Pentagono. Ok, non riesco ad aprirlo. È vero. Ah, la plastichetta si è attaccata, ok. Ah. Fatelo un po' più semplice da aprire.
Fibbiettina per tirare su, come ve l'ho fatto vedere, è in tessuto, cioè qualcosa di fantastico. Perché siamo tutti bambini in fondo, no? C'è un canale famoso che si chiama Unboxing Therapy, canale tipo con 16 milioni di iscritti, si chiama Unboxing Therapy, cioè terapia del aprire pacchetti, no? Unboxing, no? E perché? Perché fondamentalmente degli studi dicono che rimaniamo un po' tutti bambini, quindi anche da grandi ci piace fare questo, guardate. Così, oh, che c'è qui? Vediamo un po'. Razer Siren V2X, tia, guarda che roba. Vediamo un po', qua che c'è? Ci sta un messaggio tipo, c'è qualcosa tipo i baci perugina. Poi leggiamo, oh, c'è la firma dell'amministratore addirittura della società. Figata. Guardate, è figata. Questo merita. Ed è trasparente veramente come le poesie, le dediche dei baci perugina, le citazioni. Ok, figo. Pack, figo. Guardate. Oh, guardate qua. Allora, cerchiamo di farlo vedere in camera. Ok. Oltre alle fessure a misura, fighissime, tra queste, ve lo faccio notare perché non è così scontato fare una scatola con le fessure a misura. Vuol dire che non usi una scatola che era già pronta, ma la fai ad hoc e questo si vede. Guardate che figata poi. Vediamo un po', sarà la parte centrale del microfono. Il piedistallo sicuramente, perché conosco la forma, quindi deduco il piedistallo. Allora, mi fermo un attimo su questa cosa, guardate. Guardate qua. Dal suono forse si capisce che materiale è. È quella gommina morbida. Sentite? Che figata. Figata. Ho parlato al microfono invece che qualcosa. Che figata. Piedistallo fichissimo. Con la gomma sotto per l'attrito. Poi ve lo faccio vedere. Per non... Sentite? Per non muoversi. Ok, figo. E questa è la bustina, ma guardate, è grigia scura. Cioè, già questo è figo. E immagino, vabbè, se non conoscete il marchio Razer, io non ho praticamente mai usato, ma lo conoscevo e ce lo ricordavamo. Pensate che quando Alessia, la mia socia, ha visto la scatola, ha subito detto, ma io quel marchio lo conosco e noi non siamo gamers. È un marchio dedicato a chi gioca molto ai videogiochi, al PC, eccetera. Questo marchio qua. Ah, video non è sponsorizzato da loro, eh? L'ho pagato questo microfono. Questo marchio ce lo ricordiamo, ti può piacere, non piacere, parliamo di immagine. Questo marchio può non piacere, a me non piace, lo dico tranquillamente, però me lo ricordo e questo è importante. Alessia ha visto la scatola e ha detto, ma quelli non è quello là dei videogame, dei gamers, eccetera. E noi non giochiamo, almeno giochiamo pochissimo e non con la roba loro, ma ci ricordavamo il marchio. Quindi importante, hanno lavorato bene, ok? Un'azienda che ha lavorato bene. Andiamo a vedere, faccio veloce veloce perché già siamo a troppi minuti, sentite? Ah, questo è goduria pura, guardate un po'. Bello, l'avevo visto già da online che era bello, bel materiale, è plastica probabilmente. Sì, penso di sì, ma bello ragazzi. Ovviamente hanno curato così tanto il packaging, hanno curato anche il prodotto. Poi lo andiamo a attaccare tutto il resto, ma c'è un'ultima cosetta che vi faccio vedere e chiudo qua il video. Guardate che figata questo. Allora, qui c'è una fessurina interna. Io scommetto, sì, non penso di sbagliarmi. Proviamo un po' a farlo vedere bene in camera. Vediamo un po' che c'è. Oh oh. Cavo. Ma guardate come l'hanno incastrato, cioè vi rendete conto? Questo... costa, sentite? Questa cosa qui costa parecchio, ve lo dico io. Noi facciamo queste cose, costa farle. Ok, certo, Razer è un'azienda enorme, quindi farà una tiratura impressionante e quindi ammortizzerà i costi. Se voi avete in mente di fare una scatola del genere per 10 pezzi, vi dico che probabilmente non si può. Cioè, si può, ma c'è un costo esagerato. Comunque, questa cosa, guardate che figata. Vabbè, potrei stare ore a fare questo. Ci potrei mettere le cialde del caffè. Ah, le torsiete, che figata, da dove esce il cavetto. E non fa battute, eh. Ok, vabbè.
Dai, abbiamo passato i 10 minuti, diciamo che può bastare così. Ma guardate, no, non si sentirà mai. È gomma, una gommina, chissà se mette a fuoco. Questa che unisce il tutto, è una gomma fichissima, al tatto, sembra velluto. E guardate, queste poi le butti sempre, le capsulette che chiudono l'USB. Vediamo un po' se si vede. Cioè così. Sono grigie scure anche loro, mettile a fuoco. Vabbè, fidatevi sulla parola, sono grigie scure, fighissime. Di solito queste sono bianche, trasparenti. Queste le hanno fatte personalizzate, ragazzi, sono pazzesche. Pazzesche. E sapevo già, perché ho visto dei video, che ha un attacco particolare, perché si incastra col microfono. Sapevo che se vuoi sostituire il cavo forse è un po' difficile. Speriamo che non andrà mai sostituito. Bellissimo il cavo, perché è tipo ricoperto in corda. Ragazzi, quanto contano i dettagli. Ora, io, il nostro canale non parla di unboxing, non facciamo questo di solito. Ogni tanto ci divertiamo a farlo, veramente per divertimento. Ma qua il concetto era far capire invece quello che riguarda il nostro lavoro, cioè quanto è importante il packaging personalizzato e fatto bene. Perché? Perché io dirò a tutti di questa scatola fantastica, quindi spargerò la voce, e quindi è pubblicità gratuita, gratuita per modo di dire. La scatola è costata tanto, ma avrà un ritorno sicuramente positivo, un ritorno di spesa, quello che viene chiamato ROI, Return of Investments. Yeah, avrà un ritorno sicuramente molto elevato. Io parlerò a tutti di questa scatola fantastica e la terrò staccata dalle altre brutte, la terrò separata su un piedistallo perché lei ha vinto, ok? Vabbè, per oggi di frescate ne abbiamo dette tante. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi, iscrivetevi al canale, commentate, pollicione, tutto quello che vi pare, mandatelo agli amici, sì, mandatelo agli amici. E se vogliono iniziare a fare podcast, questo probabilmente è un microfono adatto, e oggi lo provo perché ho intenzione di iniziare il nostro primo podcast e poi magari faccio un video su come è andata, ok? Per oggi è veramente, veramente tutto, vi saluto, ciao! Due piccole note a margine, lo so, mi sono venute in mente appena ho premuto il tasto del rec della telecamera, ho detto, oh, due cose. Allora, uno, in questo video ho fatto molti effettini così, questo, no? Così, queste cose qua. Ammetto, non è farina del mio sacco. C'è un tizio su YouTube che seguo, americano, mi è venuto in mente che dovevo dirvelo per correttezza, per trasparenza e perché dovete seguirlo. È una figata terribile. Non mi ricordo il nome del canale, ma questo tizio fa tutte, se non sbaglio, tutti unboxing, comunque valuta prodotti, fa le review dei prodotti, e c'ha la particolarità, per cui è esploso il suo canale, è molto conosciuto, ha la particolarità, si è inventato questa cosa di toccare le cose e far sentire vicino al microfono molto bene la sensazione di come sono gli oggetti, le superfici e tutto il resto. È un'idea geniale, perché a quanto penso io, non, almeno non l'avevo mai visto, su YouTube era una novità. E diciamo che aggiunge un senso, quasi un nuovo senso, oltre alla vista e all'udito, ti dà un po' il senso del tatto, cioè toccando e facendo sentire quei rumori ti fa capire un po' quell'oggetto veramente com'è, e lo trovo geniale. E niente, la prima volta mi è venuto in mente di farlo è qua, perché c'erano un sacco di materiali che andavano sentiti, ascoltati e toccati, ma non ve li posso far toccare, quindi l'unico modo era fare questa cosa che fa questo tizio. Vi metto il link qua sotto, così andate a vedere il suo canale, che è una figata pazzesca, con tutti questi suoni, questi sbatti, fai tic e tac. Seconda cosa, e chiudo veramente, quel foglietto che vi ho detto che sembravano le dediche dei Baci Perugina, mi ha fatto pensare subito una cosa. C'è scritto che praticamente un augurio di l'amministratore delegato della società, c'è la firma, c'è il nome, e c'è scritto: ti auguro, in breve, ti auguro di goderti questo microfono per fare streaming dei videogiochi, per fare podcast e tutto il resto che puoi farci. È un dettaglio molto figo, è ovvio, non l'ha scritta una per una le dediche singolarmente, però è una bella idea, dà una sensazione molto di contatto reale.
non con l'ultimo della ruota, ma l'amministratore stesso ci mette il nome, la firma. Io la trovo carino, la trovo una bella idea. Al punto che, qui vengo alla seconda nota a margine, quando le cose sono fatte bene, come in questo caso, motivo per cui ci ho fatto il video, ti ispirano, ok? Il bello, secondo me, di fare le cose curando ogni dettaglio, è che poi ispirano anche gli altri. Non voglio dirvi che lo copierò, ma lo farò. Voglio mettere un foglietto del genere quando spediamo la roba online anche noi, visto che noi spediamo cose ad aziende o a privati in Italia, vendiamo online, e farò un foglietto simile. È troppo figo, devo farlo, tanto non penso l'abbia inventato lui, quindi chi se ne frega, lo faremo, voglio farlo, troppo figo. Ok, chiudo veramente, ciao definitivo. Oh, iscrivetevi, commentate quello che ho detto prima. Ciao.